Cari fedeli, spesso nelle interazioni pastorali e perfino nelle conversazioni quotidiane si presenta l'inquietudine per il destino di chi muore senza aver ricevuto il battesimo, argomento che diventa ancor più pressante per quei genitori che hanno perso il proprio bambino per vari motivi. Questo tema ha angosciato i cristiani di tutti i tempi. Sono state date risposte diverse a questa situazione, alcune piene di speranza, altre non tanto. È per questo che con questo video desideriamo condividere con voi alcuni punti per chiarire la situazione e rispondere a questo interrogativo. Per cercare al meglio una soluzione, ci siamo avvalsi delle informazioni apprese dalla dichiarazione Dominus Iesus del Concilio Vaticano II e da un rapporto della Commissione Teologica Internazionale chiamato La speranza della salvezza per i bambini che muoiono senza battesimo. Nello sviluppo del pensiero teologico, alcuni pensatori hanno dato una risposta al destino dei non battezzati, parlando dell'esistenza di un luogo situato ai margini dell'inferno. Si tratterebbe quindi di una condizione intermedia tra cielo e inferno, a cui è stato dato il nome di limbo. Sant'Agostino è stato, anche se solo inizialmente, uno dei promotori di questa teoria. Questa risposta manca di un valore cristocentrico, per cui il pensiero cristiano non la ritiene una verità dogmatica, ma un pensiero teologico che si è sviluppato nella storia dell'umanità. Questo pensiero, però, è in disaccordo con il desiderio infinito, rivelatoci da Dio, di desiderare la salvezza di tutti gli uomini, motivo per il quale Cristo è morto sulla croce. In questo senso, la teoria manca di fondamento nella rivelazione divina. La posizione finale di Sant'Agostino era quindi che i bambini non battezzati erano destinati nel limbo dove sopportavano una pena estremamente mite, la più lieve di tutte, assieme alle anime dei morti prima di Cristo. Anche l'antico teologo Pelagio affermava che i bambini non battezzati entravano nella vita eterna, ma non nel regno di Dio. Alcuni teologi dell'XI e XII secolo hanno spiegato che questa pena estremamente mite non è altro che la privazione della visione beatifica, nota anche come visione piena di Dio. San Tommaso sosteneva che i bambini non battezzati non soffrono per la privazione della visione di Dio, visto che questa visione è conosciuta mediante la fede e questa viene ricevuta con il battesimo. Non possono quindi soffrire per l'assenza di quello che non hanno conosciuto. Queste tesi teologiche per i cristiani non sono di ammirevole considerazione, in quanto restano sempre delle opinioni teologiche distanti dalla verità della fede e della Chiesa, non dogmatiche. Il Concilio Vaticano non parla direttamente del tema, ma offre alcuni spunti su questo interrogativo che preoccupa e angoscia ogni giorno tanti cristiani. La dottrina della Chiesa nel Concilio ci ricorda l'universalità della volontà salvifica di Dio per tutti gli uomini, motivo per il quale Cristo si è incarnato, è morto ed è risorto. Ciò dà luce a una concreta speranza, visto che potremmo parlare di salvezza e visione piena di Dio per i bambini morti senza ricevere il battesimo. A differenza delle risposte teologiche precedenti, questa risposta è del tutto cristocentrica. La fede cristiana, basata sul Magistero del Concilio Vaticano II, può quindi sperare nella salvezza di quei bambini che, senza aver commesso alcun peccato personale, possono essere ammessi alla piena visione di Dio. Ricordiamo che la speranza cristiana è una speranza contro ogni speranza, ovvero una speranza che supera qualsiasi impossibilità. Dall'altro lato, dobbiamo chiarire che anche se la Chiesa come madre e maestra ci ha insegnato che col battesimo otteniamo la fede e la salvezza, dobbiamo aver presente che l'azione misericordiosa di Dio non trova alcun limite. Per questo Dio può conferire la grazia del battesimo anche se non è stato amministrato a livello sacramentale e offrire così la salvezza divina all'uomo. Il disegno di salvezza abbraccia tutto il genere umano senza distinzione. La Chiesa riconosce anche il battesimo di sangue conferito a chi muore per martirio e il battesimo di desiderio
conferito per chi muore di malattia improvvisa. Pensiamo a quegli innocenti che muoiono nel grembo materno, o come martiri per predicare la vita nella società attuale, inondata dalla cultura della morte, che ricevono il battesimo di sangue mediante il quale si uniscono alle sofferenze di Cristo e attraverso di Lui ricevono l'adozione a figli. Chi è morto all'improvviso o per qualche motivo non ha avuto l'opportunità di vedersi amministrare il sacramento, ma ha avuto il desiderio di essere battezzato, riceve il battesimo per desiderio che lo rende membro della Chiesa, erede del Regno dei Cieli. Desideriamo ora condividere una sorta di elenco per avere speranza nella salvezza dei bambini morti senza ricevere il battesimo. Prima di continuare però, se non lo hai ancora fatto, aiutaci a sostenere il canale iscrivendoti e attivando la piccola campanella. E se stai apprezzando il video, lascia un like. Grazie di cuore. Continuiamo. Ricordiamo che la grazia della salvezza è per tutti, senza distinzione. Cristo è morto per tutti gli uomini, di ogni epoca e luogo. Per Dio non è impossibile conferire la grazia battesimale a chi non ha ricevuto l'amministrazione del sacramento. Dio offre la salvezza in ogni momento e circostanza. I bambini che soffrono si uniscono alle sofferenze di Cristo sulla croce e così diventano una cosa sola con Lui nel Regno. Tutte le vittime della violenza, in particolare per motivi di persecuzione, ricevono il battesimo di sangue. La Chiesa, in tutte le Eucaristie del mondo, prega per i fedeli defunti, per i bisognosi e per la salvezza di tutto il genere umano. Vorrei riprendere ora una parte molto importante del documento. La speranza della salvezza per i bambini che muoiono senza battesimo, che abbiamo menzionato all'inizio. Nel riflettere teologicamente sulla salvezza dei bambini che muoiono senza battesimo, la Chiesa rispetta la gerarchia delle verità e quindi comincia col riaffermare chiaramente il primato di Cristo e della sua grazia, che ha priorità su Adamo e il peccato. Cristo, nella sua esistenza per noi e nel potere redentore del suo sacrificio, è morto e risorto per tutti. Con tutta la sua vita e il suo insegnamento ha rivelato la paternità di Dio e il suo amore universale. È vero che la volontà salvifica universale di Dio non si oppone alla necessità del battesimo, ma è anche vero che i bambini, da parte loro, non frappongono alcun ostacolo personale all'azione della grazia redentrice. D'altra parte, il battesimo viene amministrato ai bambini, che non hanno peccati personali, perché serve per liberarli dal peccato originale, ma anche per inserirli nella comunione di salvezza, per mezzo della Eucaristia nella morte e resurrezione di Cristo. La grazia è totalmente gratuita, in quanto è sempre puro dono di Dio. La dannazione, invece, è meritata, perché è conseguenza della libera scelta umana. Il bambino che muore dopo essere stato battezzato è salvato dalla grazia di Dio, e mediante l'intercessione della Chiesa, con o senza la sua cooperazione. È difficile quindi pensare che il bambino che muore senza battesimo, ma per il quale la Chiesa nella sua preghiera esprime il desiderio di salvezza, possa essere privato della visione di Dio senza la sua cooperazione. Non dimentichiamo che per Dio nulla è impossibile e che Egli non lesina la sua bontà con i suoi figli amati. Spero che questo video vi abbia dato speranza e che lo condividiate con quante più persone possibili, ma in particolare con chi sta vivendo l'angoscia di questo interrogativo. Inoltre, vi raccomandiamo di mettere un mi piace, iscrivervi al canale e attivare la campanella. Grazie infinitamente di cuore.